Bene, buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi. Sono Riccardo Fuochi, sono coordinatore della commissione Belt and Road di Confetra e allo stesso tempo sono anche coordinatore del gruppo di lavoro logistica della Fondazione Italia-Cina. Quindi sono due ruoli che si combinano bene in questo evento di oggi, che vuole rimettere un po' l'attenzione sull'iniziativa chiamata Belt and Road Initiative, che è un'iniziativa di cui abbiamo tanto parlato per anni. Poi c'è stato un periodo di cui se ne è parlato con una certa diffidenza. Ultimamente ce ne siamo quasi dimenticati. Ne parliamo soltanto ai fini della logistica per quanto riguarda i trasporti ferroviari, ma non si parla più tanto di Belt and Road e soprattutto non abbiamo aggiornamenti sullo stato delle cose. Oggi abbiamo questo incontro con alcuni esperti di Cina, tra i quali Alessandro Zardo, responsabile del Centro Studi della Fondazione d'Italia-Cina. Abbiamo la presenza gradita dell'ambasciatore Alberto Bradanini, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese, e abbiamo Marco Bettin, direttore della Fondazione Italia-Cina e anche segretario generale della Camera di Commercio Italia-Cina. Quindi darei immediatamente la parola a Marco per Certo. continuare nell'evento. Grazie Riccardo. Do anch'io il benvenuto a tutti, in particolare ringrazio anche l'ambasciatore Bradanini per essere qua con noi. E devo dire che questo incontro, come dicevi tu, è particolarmente interessante perché riprendiamo il tema della Belt and Road Initiative. Cerchiamo di dare degli aggiornamenti, anche delle letture, soprattutto in relazione al momento particolarmente complesso che stiamo vivendo, sia personalmente che a livello proprio economico. Cerchiamo un attimino però di andare indietro. La Belt and Road Initiative è nata nel 2013, lo sappiamo tutti, da un'iniziativa del presidente Xi Jinping e aveva come obiettivo principale lo sviluppo della connettività tra la Cina e, diciamo così, l'Europa, no? Lungo l'antica via della Seta. Successivamente questo progetto ha intrapreso di diversi obiettivi, ha cercato di perseguire diversi obiettivi e, diciamo così, si è distinto poi in due attività principali, la via della seta marittima a sud e la via della seta invece lungo i territori. Questo era l'obiettivo principale attraverso il quale poi la Cina ha sostenuto questo importante progetto con una serie di strumenti finanziari, organizzativi, di relazioni che obiettivamente ne hanno fatto un progetto particolarmente interessante a livello internazionale e che potesse avere anche una prospettiva temporale ben diluita nel tempo, cioè un progetto che comunque rappresenta un impegno da parte della seconda economia mondiale a sviluppare una serie di relazioni anche economiche in un lasso di tempo particolarmente. In questi 2 anni noi abbiamo assistito allo scoppio della pandemia del Covid e più recentemente al conflitto in Ucraina con la Russia, che inevitabilmente hanno condizionato questo progetto. Il progetto che comunque già dall'inizio aveva già cambiato un attimino quelli che potevano essere il contesto di interesse. Come dicevo prima, è iniziato soprattutto come una piattaforma per lo sviluppo, diciamo così, della rete di infrastrutture tra la Cina e l'Europa, ma dopo ha acquisito una dimensione che va ben al di là dello sviluppo infrastrutturale. Tant'è vero che di Belt and Road Initiative si parla praticamente sempre nel momento in cui la Cina intende implementare e sviluppare dei progetti
a livello internazionale o bilaterale con i diversi paesi. Quindi sono nate anche la Green Belt and Road, la Belt and Road finanziaria, eccetera. Quindi, diciamo così, è divenuto un concetto ben più vasto attraverso il quale la Cina intende incanalare una serie di iniziative, di attività, naturalmente sostenendoli anche finanziariamente, organizzativamente, eccetera, che comunque possono portare ad una maggiore relazione tra la Cina e il resto del mondo. Naturalmente la Cina è il direttore d'orchestra, e quindi nel bene e nel male alla fine si fa riferimento alla Repubblica Popolare Cinese. Ma torniamo poi comunque ad esempio al 2000, al Covid. Quindi nel 2021, io ho letto alcuni dati, gli investimenti cinesi nell'ambito, lungo l'antica via della seta, io ho un dato approssimativo, poi magari Alessandro Zaltro ci aggiornerà, ma io ho visto che, ad esempio, nel primo semestre del 2021, nonostante il Covid, nonostante tutte le difficoltà che l'anno scorso in questo periodo avevamo, la Cina aveva incrementato gli investimenti di quasi il 9%, l'8,6%. Quindi, nonostante le difficoltà dell'anno scorso, la Cina, che comunque lo ricordiamo, è stato il primo paese ad entrare a dover fare i conti con questa pandemia, però è stato anche il primo paese ad uscirne. E quindi questo naturalmente l'ha agevolata anche da un punto di vista degli investimenti che sono stati garantiti e che erano già stati avviati precedentemente. Parlando poi di vie della seta, e qua magari anche Riccardo tu dopo approfondirà il tema, come dicevo prima, abbiamo due direttive, no? Quella terrestre e quella marittima. Quella terrestre presenta diverse difficoltà, grandi distanze, quindi costi di mantenimento piuttosto che di gestione, di diversità da un punto di vista. Da un punto di vista proprio tecnico, per gli scambi delle rotaie, eccetera, eccetera, in questo momento, sia con la pandemia prima e a maggior ragione adesso con il conflitto in Ucraina, vi sono anche l'aumento dei costi, ed in particolare, ad esempio, quelli degli idrocarburi, che naturalmente impattano anche nella gestione della logistica. Siamo in divenire da questo punto di vista. Per contro, poi abbiamo una via della seta marittima che, ad esempio, io leggevo dei dati che mi hanno fatto comprendere l'importanza, appunto, che la connessione tra la Cina e l'Asia e l'Europa attraverso il mare rappresenta. E vi è poi la via del canale di Suez. La via del canale di Suez, appunto, i dati a mia disposizione parlano che nel 2020 oltre il 40% del commercio tra l'Asia e l'Italia è passato attraverso il canale di Suez. Canale di Suez che tutti noi lo ricordiamo, se non ricordo male, proprio un paio d'anni fa, ha rappresentato anche tutte le sue difficoltà e i suoi limiti con il problema della Evergreen e quindi il blocco totale del traffico che c'è stato per giorni. Quindi insomma, i temi sono i più diversi. In questo momento siamo nell'ambito di un trend particolarmente difficile da decifrare, perché se da una parte abbiamo il Covid che a livello internazionale sta cercando insomma di limitare i suoi problemi attraverso la vaccinazione, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però abbiamo la Repubblica Popolare Cinese che volutamente ha portato avanti una politica di zero Covid e che quindi si è isolata al mondo esterno. Oramai sono un paio d'anni che si è isolata al mondo esterno e quindi naturalmente questo incide anche pesantemente, ad esempio, nella gestione proprio della logistica. Immagino che poi il dottor Fuochi ci presenterà un attimino quella che è la situazione, ad esempio, in questo momento del porto di Shanghai, no? E quindi la difficoltà per le navi di caricare e scaricare. Da questo punto di vista, quindi, stiamo purtroppo in una situazione in cui è anche sinceramente difficile prevedere, fare delle previsioni. Restano però alcune certezze. Resta, secondo me,
in primis l'importanza del recruiting approvale cinese, del mercato cinese come punto di riferimento a livello internazionale. Quindi in questo momento, come assoluto necessità, un mercato di sbocco per tutte le economie occidentali, in particolare per quelle italiane. Dall'altra parte resta la Belt and Road Initiative che, come dicevamo all'inizio, sebbene in questo momento diciamo qui sta attraversando una fase dormiente, in realtà io credo che magari con l'evolversi in positivo, speriamo presto, del conflitto in Ucraina, ma poi anche la necessità per i diversi paesi occidentali, ma anche asiatici, di riattivarsi, riprendere l'attività pre-Covid, come molto spesso abbiamo sentito. Io sono certo che la Belt and Road Initiative rappresenterà un contenitore attraverso il quale la Cina e il mondo intero potrà riuscire a sviluppare delle relazioni particolarmente importanti proprio per cercare di superare questo momento estremamente difficile. Ripeto, io credo che non sia semplicissimo in questo momento definire delle tempistiche, fissare delle tempistiche, però non prendere in considerazione la Belt and Road Initiative, magari nel medio-lungo periodo, io credo possa rappresentare un limite per chiunque. Noi come Fondazione Italia-Cina naturalmente siamo assolutamente a disposizione per approfondire alcune tematiche, naturalmente in particolare il ruolo il ruolo della Cina a livello internazionale. Siamo assolutamente a disposizione del dottor Fuochi, diceva prima, noi abbiamo attivato questo gruppo di lavoro sulla logistica e quindi il nostro gruppo è aperto anche ai non soci eventualmente che possano portare dei contributi eccetera. Io credo che potremo magari stabilire da qua a qualche mese un incontro successivo, Riccardo, dove magari cercare di condividere gli aggiornamenti e un dibattito magari più allargato anche in vista dell'evoluzione che ci può essere in particolare sul conflitto in Ucraina. Quindi ringrazio tutti e darei con piacere la parola all'ambasciatore Bradanini, che purtroppo ha problemi tecnici e non riusciamo a vederlo, quindi doppiamente do solamente la parola al dottor Bradanini per il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, credo che mi vediate adesso o sbaglio? Pronto? Ora sì, presidente. Sì, ho utilizzato i potenti mezzi dello smartphone. Buongiorno a tutti, di nuovo ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questo incontro, in particolare la Fondazione Italia-Cina e Confetra e dottor Fuochi e Marco Bettin e tutti gli altri, e naturalmente do il mio benvenuto, un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Quando si parla di Cina non si sa da dove cominciare a sbrogliare il bandolo della matassa. Per quanto riguarda il tema oggi in discussione, io farò un breve saluto, esso meriterebbe evidentemente un'ampia trattazione e ascolterò per quello che posso i vari interventi, ma vorrei solo puntualizzare due aspetti, uno di natura politica o geostrategica, se si vuole usare un termine più pomposo, e un altro di natura tecnica, e cioè più specifico. Come ha rilevato già molto bene il dottor Bettin poco fa, la Belt and Road Initiative, e cioè questa grande progettualità cinese che è stata chiamata in tanti modi, Nuova Via della Seta e così via, aveva l'obiettivo di avvicinare il Far East all'Europa sostanzialmente attraverso l'infrastrutturazione dei territori intermedi, sia quelli via terra, direi soprattutto quelli via terra, sia quelli via mare attraverso investimenti nel settore della portualità. Tutto questo ha a che fare con la logistica ed è il tema in discussione. Un coacervo di interessi e di contesti che andrebbero affrontati dal punto di vista degli interessi italiani
con, se mi posso permettere, un'annotazione critica, ma di carattere generale, con una professionalità ed una capacità di comprensione e di intervento che io in questi anni non ho visto. Xi Jinping ha lanciato questo progetto nel 2013 e sono passati ormai 9 anni. Ecco, se dovessimo trarre un bilancio della partecipazione italiana a questa progettualità e a quali settori, insomma, il nostro sistema paese è riuscito a intervenire e a trarre beneficio da questa proiezione prospettica del governo cinese, ebbene io avrei difficoltà a individuare qualche esempio calzante con qualche ritorno di peso, di rilievo per il nostro paese. Ecco, noi dovremmo affrontare questa strada, questo percorso, perché il progetto cinese è un progetto che non ha una scadenza e quindi si proietterà nei prossimi anni, nei prossimi decenni, in termini di beneficio offerto e magari anche percepito da parte dei territori, delle nazioni che vorranno parteciparvi, sia quelli beneficiari, chiamiamoli così, sebbene nessuno regala nulla, non ci sono pranzi gratis, quindi questi interventi, queste iniziative infrastrutturali dovranno essere in grado poi di ripagare l'investimento che richiedono ai finanziatori, siano essi banche internazionali, la Banca Mondiale, quella asiatica e soprattutto quelle cinesi, quella del BRIC, l'Asian Infrastructure Investment Bank, come sappiamo la più importante probabilmente, e anche le tante banche commerciali cinesi che partecipano a questi progetti. Ecco, questi progetti dovranno essere in grado quindi di essere viabili economicamente e una nostra partecipazione deve tener conto di questo aspetto. Comunque volevo sottolineare l'aspetto della organizzazione. Noi come sistema paese dovremmo essere in grado innanzitutto sotto l'ombrello delle istituzioni, quelle centrali e quelle locali, e poi certo il mondo del lavoro e il mondo delle imprese, e il sistema finanziario, bancario, insomma tutti insieme dovremmo lavorare in una prospettiva organizzata per cercare di cogliere le occasioni che si presentano su questo piano. Poi si deve dire che in realtà Pechino offre questa disponibilità non soltanto ai territori di cui ho parlato, e cioè quelli intermedi tra l'Estremo Oriente e l'Europa, ma a tutto il mondo, perché si parla ormai di via della seta persino in Argentina, in Cile, in Africa, ovunque. In ogni caso si tratta di partecipare ad un grande disegno di crescita mondiale. E per i cinesi, soprattutto i paesi emergenti, sono loro che hanno più bisogno di infrastrutture, a cui noi dovremmo poter partecipare. Il secondo rilievo, ed ho finito, di natura geopolitica e come dicevo prima strategica, riguarda la percezione che noi abbiamo della Cina, che viene presentata sempre più come una minaccia per l'Occidente, per il sistema internazionale, per la pace nel mondo. Ecco, questa è una strada pericolosa e a mio avviso nemmeno giustificata sotto nessun punto di vista, perché la Cina è oggi un paese pacifico, perché ha bisogno non solo per vocazione politica e per scelta, diciamo, politica attuale, ma anche per interesse, perché il sistema cinese deve crescere e per crescere le tre gambe sono, come sappiamo, la domanda interna, gli investimenti, ma anche soprattutto in questo momento direi i commerci internazionali. E quindi se ci fosse un conflitto che coinvolgesse Pechino, la prima gamba che si fermerebbe sarebbe proprio il commercio internazionale. Ecco perché la Cina, anche per forti interessi, è una nazione pacifica. E per non però essere frainteso, certo, nessun sistema è perfetto, la Cina non è una nazione perfetta,
e ha le sue pecche, deve affrontare il tema della libertà dell'individuo, i rapporti tra cittadino e Stato, tutte queste cose, anche se molte di queste cose, come sappiamo, sono strumentalizzate a fini geopolitici, perché per gli Stati Uniti d'America la Cina è il grande peer contender, il grande rivale strategico, però comunque c'è, insomma, evidentemente there is room for improvement, direbbero i cinesi, gli inglesi. Quindi la Cina deve fare dei passi avanti sotto questi profili, indubbiamente, ma tutto ciò non rappresenta però una minaccia per l'Occidente, rappresenta semplicemente un tema su cui la nazione cinese per prima, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, dovrà fare i conti. Ma noi dobbiamo invece lavorare per un mondo pacifico, soprattutto in questo momento, evidentemente lo sguardo va all'Ucraina, ma insomma ad ogni possibile luogo di conflitto, domani potrebbe essere Taiwan. Dovremmo favorire invece un approccio pacifico, un approccio dialogante, politico, diplomatico, come si dice, per evitare l'uso delle armi. E questo è un tema che riguarda semmai noi europei, che dovremmo unirci, perché i nostri interessi, anche se sono simili, non sono però sovrapponibili a quelli americani, per sottolineare ai nostri alleati americani che esistono altre strade. Quella sempre solo quella dell'uso delle armi per risolvere i problemi, e certamente, ben inteso, ça va sans dire, cercare di affrontare il tema della pace in Ucraina come possiamo, insieme però appunto a cinesi e americani, per imporre anche una pace al presidente russo Putin. Ma mi sto perdendo in un'altra direzione, quindi finisco qui. Ecco, il tema quindi dell'analisi strategica dei nostri interessi e poi della partecipazione dell'Italia ad un percorso di pacificazione nel quale trova spazio anche la Cina, perché la Cina sarà la grande economia di oggi, ma anche di domani e di dopodomani, e che avremo sempre davanti, una grande opportunità per il sistema paese che noi dovremo saper sfruttare, mettendo in moto tutte le tante risorse che abbiamo, sia intellettuali, sia industriali, finanziari e così via, per difendere il nostro benessere di oggi e quello dei nostri figli domani. Ecco, grazie, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie ambasciatore per gli spunti che ci ha dato, che evidenziano l'importanza di un dibattito molto più ampio su questi temi. In effetti l'Italia è stato l'unico paese in Europa che ha sottoscritto il Memorandum of Understanding con la Cina sulla Belt and Road. Si è attirata le critiche di tutti gli altri paesi, e America compresa, ed è stato l'unico paese che non ha beneficiato assolutamente del rapporto privilegiato stabilito con la Cina. In effetti Germania e Francia non hanno firmato, ma i francesi vendono Airbus e entrano con la loro grande distribuzione in tutta la Cina, i tedeschi lo fanno con le autovetture, e noi siamo ancora in grossa difficoltà col nostro agroalimentare, con le nostre merci e così via. Quindi è un qualcosa che purtroppo un'occasione persa, ma come lei ha detto, la Belt and Road è un'iniziativa che è entrata a far parte della Costituzione cinese, continuerà negli anni, quindi è un'iniziativa che non scadrà mai, e quindi c'è sempre la possibilità di entrare e di poter in qualche modo far parte di un contesto che consenta di raggiungere quegli obiettivi che sono poi alla base dello sviluppo della nostra economia. Ma adesso lascio la parola ad Alessandro Zadro, che farà invece un intervento, direi, un po' più approfondito sulla economia cinese. Grazie, Alessandro. Eccoci. Buongiorno a tutti. Ringrazio intanto appunto per l'invito a questo importante evento, che spero appunto sarà modo anche di replicare in presenza, come ricordato inizio seminario. Ringrazio l'ambasciatore Bradanini, dottor Fuoco e dottor Bettin per i loro interessanti interventi, che faccio tesoro non solo per il mio intervento attuale, ma anche per riflessioni future. Dunque, quello che vorrei fare in questo intervento sostanzialmente è raccontare innanzitutto la Cina oggi, quindi il soggetto promotore di questa iniziativa, così da dare qualche linea guida anche per, insomma, comprendere dove stia andando la Belt and Road, dove andrà la Belt and Road nei prossimi anni, anche in linea con quanto
viene atto all'interno del 14° piano quinquennale 2021-2025. E dunque, la Cina oggi, nel 2022 quantomeno, affronta una serie di criticità, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista chiaramente economico. Non toccherò la parte logistica, poiché appunto lascio al dottor Fuochi, esperto in questo ambito, e dal punto di vista politico, la criticità è strettamente legata al, come molti sapranno, insomma, alla seconda metà dell'anno in cui si terrà il 20° congresso del Partito Comunista Cinese, una data chiave, un evento che avviene ogni 5 anni, in cui appunto ci si attende sostanzialmente tutta una serie di reshuffle, modifiche all'interno delle figure, non solo quelle chiave, ma anche a livello provinciale e a livello più basso all'interno della complessa piramide del partito e dello Stato, ma l'elemento chiave è la previsione, quantomeno, di una riconferma del presidente Xi Jinping appunto per un terzo, quantomeno per un terzo mandato, quest'anno nel suo ruolo di segretario generale del partito e verosimilmente l'anno successivo, nel corso delle due sessioni di marzo, anche nel suo ruolo di presidente della Repubblica Popolare Cinese. Ricordiamo che Xi Jinping ha anche un terzo ruolo tra i tanti, un terzo ruolo è appunto quello di chairman delle forze armate, quindi dell'Esercito Popolare di Liberazione. E dunque, da un punto di vista domestico, la ricerca è quella di stabilità, questo è il tema chiave di quest'anno, credo. Stabilità politica, stabilità economica. Una stabilità politica complessa, ricordiamo i recenti lockdown, appunto, quello di Shanghai, ma non solo, leggevo alcuni dati nel corso degli ultimi, dati di inizio maggio, secondo alcune stime, oltre 330 milioni di persone sono in Cina, sono coinvolte da alcune tipologie di restrizioni, da restrizioni minime, restrizioni massime, di quanto, appunto, come quelle viste a Shanghai, 40 città complessivamente, e complessivamente queste città e il relativo sistema produttivo valgono circa il 31% del PIL cinese. Quindi ci rendiamo conto di quanto possa essere delicata e complessa la situazione da gestire da un punto di vista politico e non solo. Una stabilità non solo domestica, ma chiaramente anche politica internazionale. E qui, senza appunto ripetere le difficoltà del rapporto con gli Stati Uniti, piuttosto che la difficile posizione nel conflitto in Ucraina, e tutto può essere ricollegato anche da un punto di vista puramente politico al ruolo di Xi Jinping, quindi alle difficoltà che potrebbero esserci non dico nel riconfermare, ma nel porsi, porsi comunque di fronte ad un partito che non è un ente monolitico, è un ente vivo, di più fazioni, e quindi anche in questo senso alcune criticità che dovrebbero farci inquadrare alcune scelte domestiche. Da un punto di vista puramente economico, la Cina, a differenza di altri paesi, si è ripresa, è riuscita a superare le criticità della pandemia per prima. Ricordiamo che nel 2020 la crescita del PIL è stata del 2,1-2,2% anno su anno, e nel 2021 si è chiuso con un 8,1%, anche grazie chiaramente ad un effetto base favorevole. E vi sono tuttavia alcune criticità anche in questo senso. Ricordiamo che, giusto una piccola premessa, l'economia cinese è mutata, come tante altre economie, è mutata nel corso dell'ultimo decennio, soprattutto a seguito della crisi finanziaria del biennio, cioè 2008-2010, e alcune le criticità sono soprattutto legate ai driver di crescita dell'economia cinese, un'economia cinese che, anche in linea con quanto delineato nel decennio successivo, quindi all'interno del 13° e 14° piano quinquennale, dal New Normal alla Dual Circulation Strategy, un'economia che dovrebbe essere sempre meno dipendente da investimenti pubblici a debito piuttosto che da esportazioni, un'economia che dovrebbe essere sempre più legata a meno velocità, meno quantità, ma più qualità, e questo è un elemento che vedremo anche nella Belt and Road. E invece, a causa delle difficoltà attuali, dal mercato immobiliare piuttosto che in domestico, piuttosto che della crisi in Ucraina e dalla pandemia, è un'economia che in cui si ricorre tuttora all'elemento chiave delle esportazioni e degli investimenti pubblici e degli investimenti nelle infrastrutture, come vedremo nel corso dei prossimi mesi.
L'idea del governo è quella di far dipendere la crescita economica sempre più da consumi interni, consumi privati, servizi e innovazione. Questo è l'obiettivo. Tuttavia, nel corso degli ultimi, non solo anni, ma negli ultimi mesi, a causa delle restrizioni, i consumi privati, dunque i servizi, stentano a ripartire o comunque ad arrivare ai livelli previsti dal governo. Quindi, tutta una serie di criticità che dovrebbero risultare in rischio a ribasso per quanto riguarda la crescita cinese. Ricordiamo che le prospettive di crescita di quest'anno, come indicate nelle due sessioni di marzo, sono dal governo cinese sono di circa il 5,5%. Secondo alcune stime internazionali, hanno rivisto questa crescita tra il 4,4 e il 4,8, comunque al di sotto del 5%. Del 5%. Questo è un numero importante, poiché se l'obiettivo della Cina è quello di raddoppiare il PIL e il reddito pro capite entro il 2035, la crescita media dovrebbe essere di oltre il 5%. Quindi questo è giusto dare un'idea di qualche punto dello stato dell'economia cinese. Se vogliamo declinare quanto detto da me detto all'interno della Belt and Road, io farei giusto una breve panoramica di questa iniziativa, senza ripetere quanto detto dal dottor Bettini e dall'ambasciatore Bradanini. Quindi, come abbiamo capito, insomma, l'iniziativa è il più grande voluta da Xi Jinping, è il più grande progetto di politica estera cinese nel 2013. È vero che le direttive principali erano due, quella marittima e quella terrestre, ma nel corso degli anni, anche in base all'evoluzione della situazione internazionale e delle direttive domestiche cinesi, ha assunto tutta un'altra serie è nata tutta un'altra serie di terminologie per indicare quanto ampio sia questo progetto, quanto omnicomprensivo sia questo progetto, dalla Polar Silk Road piuttosto che dalla Air Silk Road, quindi il trasporto merci via aereo, piuttosto che dalla Space addirittura Silk Road, quindi ampio respiro. E recentemente, nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, soprattutto con la scoppia della pandemia, sono aggiunte altre interpretazioni, dalla Health Silk Road, quindi la diplomazia dei vaccini e delle mascherine. Poi vedremo nel dettaglio poi come mai appunto si parla di Health Silk Road, piuttosto che della Digital Silk Road, in linea un po' con la volontà del governo cinese, sia dal punto di vista domestico ma anche internazionale, legati ai paesi toccati dalla Belt and Road, di digitalizzare sempre più l'economia e di offrire soluzioni tecnologiche ai paesi appunto che ne necessitano. La Belt and Road Initiative è un progetto che nell'idea dei suoi ideatori dovrebbe toccare circa il 55% del PIL globale, suddiviso in più paesi, e il 75% delle risorse energetiche ad oggi conosciute. È un progetto che, come ricordava giustamente l'ambasciatore Bradani, è stato la percezione di questo progetto, soprattutto dal punto di vista, parlo di occidentale, quindi essenzialmente Unione Europea e Stati Uniti, è mutata nel tempo. Se pensiamo ai due Belt and Road Forum promossi da Pechino, a Pechino, uno nel 2017 e uno nel 2019, prima della pandemia, vi è una grossa differenza dal punto di vista della percezione. Se nel 2017 era stata quantomeno accolta come una politica positiva, se ne parla in maniera costruttiva, nel 2019 le percezioni, soprattutto da un punto di vista occidentale, ripeto, erano alquanto quantomeno pessimistiche, sia essenzialmente per due o tre criticità tra le tante elencate: una mancanza di trasparenza in alcuni progetti, in alcuni investimenti, una mancanza di condivisione di informazioni con la controparte, le difficoltà di alcune aziende europee nel partecipare a questi progetti, cinesi, e a tutta una serie di questioni anche di politica internazionale. Chiaramente le relazioni tra Cina e Europa e Cina e Stati Uniti nel corso degli ultimi 3-4 anni sono deteriorate in un certo senso. Se pensiamo ai rapporti con gli Stati Uniti nel corso con la guerra commerciale, il seguente
le difficoltà del Phase One Deal, piuttosto che dei recenti incontri summit sino-europei. Insomma, è una percezione di minaccia, come ricordava giustamente l'ambasciatore Bradalini, che tutt'oggi si percepisce. Chiaramente la pandemia non ha semplificato la percezione dell'opinione pubblica europea o americana nei confronti della Cina. E da un punto di vista puramente cinese, la Belt and Road, quantomeno nel suo piano iniziale, nasceva come un tentativo di aprire le porte agli investitori cinesi, quindi verso tutta una serie di realtà e paesi da coinvolgere, e in modo da garantirsi, oltre a nuovi mercati, anche un più facile accesso a materie prime e dunque una sicurezza energetica, ampliare le proprie filiere e risolvere anche, torniamo al 2013, tutto un discorso di sovracapacità, sovrapproduzione dell'economia cinese, quindi ampliare la propria propria contatto, penetrazione tra una serie di mercati per sì favorire lo sviluppo locale, ma anche risolvere alcune situazioni interne dovute da una serie di strutture dovute a una crescita non controllata nel corso del decennio precedente. E dunque questo rapporto tra Cina e il paese terzo, il paese Belt and Road, è sempre stato inquadrato, almeno per quanto riguarda un punto di vista puramente politico o diplomatico, in un rapporto che deve essere win-win, quindi commutevolmente, reciprocamente vantaggioso. Questa è nell'ottica. Xi Jinping, il presidente Xi Jinping, quindi in un certo senso il governo cinese, ha ripromesso anche nel 2019, a seguito di tutta una serie di critiche rivolte alla Belt and Road, di migliorare il livello di trasparenza e della partecipazione delle aziende straniere. Vedremo anche nel corso. Chiaramente lo scoppio della pandemia ha interrotto tutta una serie di rapporti che comunque vivono anche per definizione di mobilità. Vedremo ecco se queste promesse verranno mantenute. È chiaro che nel corso degli anni si è vista una, in particolar modo dal 2016 in avanti, tutta una serie di novità e modifiche all'interno della qualità e dei soggetti cinesi che investono all'estero, sia per, se pensiamo che in Europa il picco degli investimenti è avvenuto nel 2016 in avanti, la situazione è anche cambiata per una serie di scelte politiche cinesi nel diminuire investimenti ritenuti irrazionali, e anche da una serie di toolkit messi in atto dall'Unione Europea per diminuire o controllare maggiormente la presenza cinese in Europa, soprattutto in ambito di merger and acquisition, di tecnologie ritenute sensibili. Quindi anche in questo senso vediamo che gli investimenti in generale verso l'Unione Europea sono diminuiti nel corso, da parte della Cina, sono diminuiti nel corso degli anni. E chiaramente la pandemia non ha certamente aiutato. Mentre, quindi, una diminuzione di investimenti in merger and acquisition, di tecnologie e tutte sensibili, ma un leggero aumento negli investimenti greenfield, che sono in certo senso ben accetti, e vedremo poi appunto nei prossimi anni se gli effetti saranno quantomeno positivi. Come ricordava il dottor Bettin a inizio seminario, citando appunto gli investimenti cinesi verso paesi della Belt and Road, si è registrato sì un aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2021 complessivamente sono stati investiti dalla Cina circa oltre 20 miliardi di dollari verso paesi della BRI, con un aumento del 14% sull'anno precedente, e complessivamente questi investimenti non finanziari, giusto per essere precisi, che pari a circa il 18% complessivo di tutti gli investimenti non finanziari cinesi nell'anno di riferimento. Quindi notiamo un aumento in questo senso degli investimenti, soprattutto verso economie limitrofe, economie
vicine, economie e paesi che chiaramente non hanno, hanno estremamente necessità di questi investimenti e dall'altro lato non hanno dispute, quantomeno in corso dal punto di vista, pur avendo delle dispute in corso, e parlo per esempio dei paesi del sud-est asiatico, ASEAN, hanno comunque necessità di infrastrutture, di supporto dal punto di vista della digitalizzazione, quindi accettano anche più a buon cuore, insomma, investimenti cinesi. Comunque questi paesi, appunto, ripeto, in termini di valore, di quantità di investimenti e di progetti, sono soprattutto quelli del sud-est asiatico, quindi ASEAN o Asia centrale, piuttosto che Emirati Arabi Uniti. Quindi il numero di punto di vista quantitativo di investimenti, ecco, e di progetti soprattutto verso quella, in quell'area del mondo. L'anno scorso sono stati siglati 46 nuovi accordi per l'azione di progetti infrastrutturali, soprattutto in ambito dei trasporti, che si vanno ad aggiungere ai circa 500-550 in essere, quindi legati alla Belt and Road. E un altro dato interessante è quello legato alla sigla di accordi di EPC, quindi Engineering, Procurement and Construction. Qui sostanzialmente vi è un appalto in cui il fornitore, la Cina, si occupa di tutte queste tre fasi, quindi lato ingegneristico, lato di raccolta, di approvvigionamento, lato di costruzione del progetto finale. E se complessivamente questi EPC a livello globale sono legati alla Cina, hanno sfiorato i 250-260 miliardi di dollari, devo ricontrollare un secondo il dato. Comunque il discorso è che la metà di questi sono verso paesi della Belt and Road Initiative. Quindi ecco, è sicuramente tutt'oggi un tema centrale per la Cina. E vorrei, ecco, giusto qualche insomma, il discorso che facevo all'inizio legato alle direttive dello sviluppo economico domestico in Cina e la Belt and Road. Il punto di connessione è un po' il 14° piano quinquennale del 2021, e diciamo che se la Cina vuole che alcune, insomma, direttive della crescita interna, insieme appunto quella dell'innovazione, piuttosto che la digitalizzazione dell'economia, piuttosto che i consumi, in un certo senso si percepisce, quindi un passaggio da una high speed ad un high quality development, si percepisce questo anche nei confronti delle direttive della Belt and Road. E difatti nel testo piano quinquennale, l'ultimo piano quinquennale, il concetto di high quality development viene ripetuto oltre 30 volte, per dare un'idea di quanto questo, ecco, messaggio debba essere passato nel corso dei progetti futuri. Cosa si intende? Si intende un paese terzo, lungo l'ambientale, potrà aspettarsi, in un certo senso, nel corso dei prossimi anni, meno infrastrutture pesanti, ma una maggiore enfasi sul green, piuttosto che sulla sostenibilità, e in un certo senso anche su diverse forme di connettività, per esempio il people to people exchange, su cui si cerca di investire molto e su cui, insomma, pandemia permettendo, politica di controllo permettendo, dovrebbe essere un elemento molto importante. E allo stesso tempo, da un punto di vista domestico, una maggiore enfasi al partenariato pubblico-privato, aperto idealmente anche a istituzioni e aziende straniere. Ecco, giusto un dato in chiusura, legato alle prospettive numeriche, in senso di investimenti nella Belt and Road. È chiaro che alcuni altri sono in crescita, come abbiamo visto, come raccontavo poco fa. È chiaro che le cifre preventivate dal governo cinese all'interno della Belt and Road sono diminuite in maniera importante tra il 13° e il 14° per un pennale. Se nel 13° si parlava di circa 750 miliardi di dollari di investimenti, nel 14° la cifra è calata di oltre il 25%. Quindi anche qui è tutta una revisione degli investimenti e della qualità e delle direttrici di questi investimenti e dei soggetti che investono. Quindi anche un minor ruolo
almeno da quanto leggo, delle policy bank cinesi, in particolar modo della Export Import Bank piuttosto che della China Development Bank. E dicevo che, ecco, qualche dato recente per quanto riguarda i primi mesi del 2022, e qui chiudo, è legato a, quindi nonostante i lockdown, la recrudescenza della pandemia e quant'altro, vi è una, si percepisce una volontà da parte del governo cinese, ma anche di istituzioni bancarie importanti, Banca Mondiale piuttosto che la AIIB e la Asian Development Bank, di investire e rilanciare la crescita post-Covid. E a riprova di ciò, nei primi due o tre mesi del 2022, ecco, è stato siglato un importante accordo, per esempio tra Cina e Filippine, per la costruzione di una prima porzione di ferrovia, appunto nelle Filippine, di rete ferroviaria nelle Filippine, la prima porzione di un progetto che complessivamente sarà di 560 km, suddiviso in 35 stazioni, e operativo dal 2027. E l'investimento di quasi 3 miliardi di dollari americani, fondi essenzialmente da una joint venture cinese guidata dalla China Railway Group e altri gruppi cinesi, sotto forma di ODA, quindi di aiuto allo sviluppo pubblico, insomma, aiuti pubblici allo sviluppo. Quindi anche in un momento di difficoltà di chiusura e di ricontrollo sugli investimenti si segnala questo progetto. Il 2021 ha visto la conclusione di due progetti importanti, uno un po' il fiore all'occhiello della Belt and Road, che sarebbe la China-Laos Railway, quindi torna un po' al discorso iniziale della centralità di questi dei paesi ASEAN per la necessità di questi paesi nei confronti della Cina, e della Russian Metro. Quindi anche qui interessante che è la prima che passerà alla storia come la prima partecipazione cinese alla costruzione di linee ferroviarie in Europa. E, ecco, io potrei, ecco, brevemente toccare giusto un accenno a qualche iniziativa. Si parla appunto di Cina come minaccia, e quindi almeno appunto, almeno negli ultimi anni, dal punto di vista quantomeno americano e europeo, in alcuni incontri ufficiali, in alcune China policy ufficiali, vi dicendo, e però che cosa offrono gli Stati Uniti, cosa si offre come contraltare alla Belt and Road. Si è parlato recentemente dell'americana, credo nel corso dell'ultimo G7, neanche un anno fa, della Build Back Better Road, quindi questa nuova iniziativa infrastrutturale, che ad oggi, poi avrò modo di analizzare altri dati, però ad oggi è essenzialmente un concept, insomma, in attesa di finanziamenti, un concept che deve essere ancora ben strutturato. L'idea è quella di offrire progetti sostenibili, progetti value-driven, progetti vicini alle richieste del mercato, e da un punto di vista sia di offerta che di retorica, chiaramente, diciamo così, come alternativa alla Belt and Road, vista come tutt'oggi, come almeno negli occhi di alcuni politici europei e americani, come un progetto problematico soprattutto per motivi legati alla mancanza di trasparenza, piuttosto che alla cosiddetta trappola del debito e alla difficoltà nel reperire informazioni e nel partecipare a questi appalti. Quindi, insomma, era giusto per dare un'idea anche da un punto di vista un po' più generale, internazionale, quali sono le insomma, altre opportunità o quello che sta nascendo a livello globale. E, ecco, avrei concluso qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Alessandro per averci dato una visione d'insieme dell'andamento dell'economia cinese, che certamente è rilevante per noi, estremamente importante per noi che ci occupiamo di logistica. Si è parlato molto in questi ultimi tempi di reshoring, quindi di spostamento di produzioni dalla Cina verso altri paesi, Europa, dell'Est, Nord Africa, ma anche altri paesi dell'Asia. Ed è un processo che comunque, mi avviso,
se mai avverrà, richiederà molto tempo. Ormai le dimensioni delle fabbriche in Cina, la tecnologia, la vicinanza agli approvvigionamenti delle materie prime fa in modo che vi saranno, e anche l'aumento, se vogliamo, dei consumi nei mercati asiatici renderà difficile un riavvicinamento di molte produzioni dalla Cina verso l'Europa. E quindi l'importanza della logistica, l'importanza di superare questi colli di bottiglia, queste problematiche che in questi ultimi anni hanno caratterizzato i flussi logistici dalla Cina verso l'Europa. Qualche slide da far vedere, scusate, eccolo qua. Alessandro, può mettere le slide? Ok, vabbè, questa slide è unicamente per far capire o comunque per ricordarsi dell'estensione e dell'importanza della Belt and Road Initiative. Quindi quando parliamo di BRI non parliamo di Cina soltanto, non parliamo soltanto dei paesi eurasiatici, ma parliamo di una grande parte del mondo, come ha fatto giustamente osservare l'ambasciatore Bradanini. Quindi il coinvolgimento della logistica quando si parla di Belt and Road è totale e copre ogni parte del mondo. Quindi dobbiamo tenerlo presente, perché spesso la percezione di quello che è la Belt and Road, alta diapositiva, grazie, è legato al trasporto ferroviario, che è un elemento estremamente importante, ma non è quello che caratterizza principalmente la Belt and Road. C'è molto e molto di più. Ci sono delle opportunità che soprattutto nella logistica dovremmo saper cogliere. La logistica è un'industria, è un'attività che si svolge a livello mondiale. Le nostre aziende, anche le più piccole, comunque hanno qualche ufficio all'estero e quindi hanno una presenza sui luoghi più importanti da cui si ricevono o si spediscono le merci. Quindi l'attenzione a tutto quello che viene in qualche modo messo in moto da questa iniziativa cinese deve essere la più ampia possibile, soprattutto per un'industria come la nostra che effettivamente vive di movimento e di spostamento di merci. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, nel 2021 il numero di contenitori trasportato è aumentato considerevolmente. Sono stati fatti circa 12.400 viaggi per 1.114.000 TEU. Cominciano a essere delle dimensioni interessanti. Teniamo conto che la maggior parte di queste merci è poi arrivata a Polonia, a Malazewice, oppure al porto di Duisburg, che hanno usufruito proprio da un punto di vista logistico di questo grande, enorme flusso di merci. Questo ha consentito di creare in queste località degli hub per la redistribuzione logistica in tutta Europa e oltre l'Europa stesso. Quindi l'arrivo di un treno o un servizio ferroviario non è soltanto da vedere in funzione del puro trasporto. Pensiamo al valore aggiunto che può essere creato avendo dei flussi di merci importanti che arrivano via ferrovia e che potrebbero essere poi inseriti in un contesto di un hub logistico per la ridistribuzione in Europa delle merci stesse. Per il 22 le previsioni sono di aumento del 20%, ma ovviamente c'è stata una fortissima riduzione del traffico, non perché il servizio non funziona, anzi non ha mai funzionato meglio, proprio per la riduzione dei volumi, ma ovviamente per il timore della guerra tra Russia e Ucraina, il timore di sanzioni, il timore di sequestri magari di treni, e quindi le aziende, soprattutto quelle dell'automotive, hanno ridotto in maniera considerevole le spedizioni, anzi addirittura BMW e Audi hanno sospeso il servizio ferroviario per il trasporto verso la Cina, considerando che nel 21 queste due aziende hanno venduto rispettivamente 652.000 e 643.000 auto alla Cina. Quindi il servizio c'è, ma c'è il rischio di sanzioni. Come dicevo prima, il servizio ferroviario è importante ed è paradossale che l'Italia non sia stato in grado di
organizzare un servizio ferroviario continuativo dalla Cina. Vi sono dei treni spot una volta ogni tanto si annuncia l'inizio di un nuovo servizio, ma poi di fatto non avviene nulla. Ed è strano perché bastano 45 contenitori per poter comporre un treno. Quindi è una cosa su cui noi operatori logistici dobbiamo riflettere, dobbiamo capire il perché lasciamo tanto valore aggiunto a paesi concorrenti anche sul piano della logistica come sono Polonia e come sono la Germania. Vediamo l'altra slide. Ecco, qui vediamo evidenziato quali sono i servizi ferroviari attualmente utilizzati, Nord e Southern Route, che passano entrambe per la Russia e sono i servizi che vengono utilizzati alternativamente dai vari operatori ferroviari. Quindi lo stato attuale delle cose vede un servizio che passa per la Russia. Vi è un'alternativa, vediamo l'altra slide. Ecco, l'alternativa è il Middle Corridor. Il Middle Corridor è un servizio ferroviario che passa attraverso paesi alternativi alla Russia. È un servizio però estremamente complicato perché prevede diversi trasbordi e anche diverse modalità di trasporto, quindi mare, cioè treno, mare, di nuovo mare e di nuovo treno. Quindi pur avendo aumentato di molto le quantità di merci che passano attraverso il Middle Corridor, non è ancora un sistema competitivo in termini di lead time rispetto al traffico marittimo, anche se dobbiamo tener conto di quello che sta succedendo nei porti cinesi e quindi della grande difficoltà a far partire le merci. Vediamo l'altra slide, infatti, per capire il problema della congestione del porto di Shanghai, che ha oltre 500 navi in attesa, mentre Ningbo è un attimino più tranquillo, ma comunque anche lì vi sono delle grandi difficoltà. Ecco, con le slide ho finito. Quindi la riflessione sulla Belt and Road è appunto che non stiamo parlando soltanto di logistica, di trasporti, parliamo di molto di più. Parliamo della Digital Silk Road, non la si percepisce probabilmente, ma il sistema di satelliti messo in orbita dai cinesi, la connettività, il 5G, l'utilizzo dei big data, i sistemi di sorveglianza, eccetera, rappresentano una tecnologia avanzatissima che la Cina ha ormai conquistato e con la quale fa una grande concorrenza agli Stati Uniti d'America. E questi sono tutti elementi che comunque contribuiscono e contribuiranno anche allo sviluppo infrastrutturale. Un altro elemento da tener conto è anche che i progetti della Silk Road sono anche all'interno della Cina. Ne citerò soltanto due per fare un esempio. La realizzazione della Greater Bay Area è una delle zone a più alto sviluppo tecnologico e industriale del mondo. E i cinesi hanno fatto degli investimenti importantissimi, concedendo tutta una serie di agevolazioni anche alle aziende straniere che vogliono creare dei loro uffici, dei loro punti, delle loro aziende in questa zona. Un'altra realizzazione che i cinesi attribuiscono comunque alla Belt and Road è quella della zona franca di Hainan, che sarà la zona franca più grande al mondo. Hainan è quell'isola al sud della Cina che tra l'altro è il luogo dove si è sperimentato tantissimi anni fa, a inizio anni 80, l'apertura, diciamo, della Cina verso il resto del mondo, e si sta completando la realizzazione di questa grandissima zona franca di cui le nostre aziende del fashion, del luxury, del food potranno senz'altro beneficiare perché sarà la destinazione turistica per eccellenza
della Cina. Quindi, ecco, le riflessioni che vorrei fare sono proprio queste. Belt and Road significa molto di più di trasporti, ma anche nell'ambito dei trasporti dobbiamo cercare di capire il perché non siamo stati in grado di realizzare questi servizi ferroviari diretti. Dobbiamo capire perché sono poche le nostre aziende che hanno creato delle strutture logistiche in Cina per la distribuzione in territorio cinese. È un mercato vastissimo, manca know-how. Ad esempio sui trasporti interni, il know-how delle aziende italiane sarebbe più che benvenuto in Cina, perché il sistema di trasporti interni è comunque ancora piuttosto difficoltoso e carente. Quindi c'è spazio per le nostre aziende, oltre alla gestione delle spedizioni, anche per la gestione delle attività di logistica. Però le aziende che hanno fatto queste, aziende italiane, sono pochissime. Quindi le opportunità ci sono, si tratta di saperle cogliere, e un mondo come quello dello shipping, come quello della logistica e delle spedizioni, che hanno questa proiezione internazionale così importante, che tra l'altro hanno un punto di osservazione che anticipa di molto quello di tanti economisti. Noi parlavamo di inflazione un anno e mezzo fa, quando vedevamo in olio ovviamente a $12,000 rispetto a 6,000. Quindi parlavamo di difficoltà di riparimento delle merci, di arrivo delle merci, un anno e mezzo fa. Le aziende se ne sono accorte negli ultimi 6 mesi. Quindi abbiamo un punto di osservazione importante, siamo un po', come dire, una task force avanzata e un punto di osservazione dell'economia del resto del mondo. Quindi sappiamo utilizzare bene questa nostra caratteristica. Io avrei finito e sono pronto, se ci sono delle domande, a dare le risposte, o comunque a chiedere ai nostri relatori di fornire le risposte. Grazie. Ci sono domande? Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Secondo me è stato molto interessante oggi, grazie Riccardo, l'approfondimento che hai fatto tu, l'intervento dell'ambasciatore Bradanini e il quadro complessivo fornito da Alessandro Zadro. Come dicevamo, alcuni temi, quelli che hai sollevato tu, l'ambasciatore Bradanini, Alessandro, secondo me dovrebbero essere approfonditi nell'ambito di un dibattito, ok? Quindi non sotto forma di seminario come oggi, quindi magari possiamo pensare successivamente a fare una tavola rotonda. Direi che comunque diversi temi sono stati sottolineati, quindi l'importanza e in questo momento l'imprescindibilità che la Cina rappresenta a livello economico mondiale. Quindi, sicuramente come mercato, sicuramente come indirizzi e come opportunità. Dall'altra parte, il suo ruolo a livello internazionale, che, come poi giustamente sottolineava l'ambasciatore Bradanini, spesso pesta i piedi alle economie più avanzate, quindi in primis gli Stati Uniti, poi naturalmente anche l'Europa. Ci sono dei meccanismi che sono stati attivati in passato e che in questo momento sono, diciamo così, in una fase di sospensione, che poi dovranno essere riattivati. Alessandro Zadro, ad esempio, prima parlava all'accordo sugli investimenti reciproci, no? Che in questo momento è congelato e in attesa poi di evoluzioni diverse che da un punto di vista politico in questo momento sono particolarmente complesse, e mi riferisco naturalmente soprattutto alla guerra in Ucraina, al conflitto in Ucraina e alle relazioni tra la Cina e la Russia. Detto ciò, obiettivamente, se guardiamo l'orizzonte temporale, che anche io stesso dicevo prima, che in realtà non si conclude in tempi molto, molto stretti. Quindi dobbiamo identificare la Belt and Road Initiative proprio come un contenitore, un'opportunità, uno strumento per sviluppare attività e iniziativa. Da questo punto di vista, l'ambasciatore Bradanini diceva che noi come Sistema Italia abbiamo avuto, diciamo così,
pochi giovamenti, no? Perché non c'è stato un vero coordinamento, eccetera, ma spesso e volentieri non bisogna soltanto parlare di sistema Italia. Non lo so, se io penso ai porti, penso anche alla difficoltà che ci può essere per un coordinamento strategico tra i principali porti italiani, spesso e volentieri, gioco forza, mirano comunque a portare avanti interessi singoli invece che poi ad un progetto più generale che riguardi l'Italia e l'Europa. E da questo punto di vista noi naturalmente soffriamo la concorrenza di altre località in Europa dove invece sia a livello geografico e logistico hanno dei vantaggi naturalmente differenti, sia anche probabilmente in interesse dal punto di vista politico c'è, diciamo così, maggiore convergenza. Dall'altra parte vi è comunque interesse da parte della Cina a una condivisione. È stato preannunciato più volte nel secondo Belt and Road Initiative Forum di Pechino, come la Cina cerca condivisione di obiettivi, di progettualità. Certo, la Repubblica Popolare Cinese, così come ogni paese coinvolto nella Belt and Road Initiative, deve portare avanti anche i propri interessi. E quindi da questo punto di vista bisogna trovare una mediazione, la mediazione che può essere trovata con le relazioni economiche, con lo sviluppo delle infrastrutture e l'implementazione dei progetti, ma anche la partecipazione a bandi internazionali. Si è parlato spesso anche della difficoltà per le imprese italiane di far parte di consorzi a livello internazionale nei grandi progetti infrastrutturali così. Sì, è vero anche che non abbiamo moltissime imprese che operano in questo settore con successo, no? Quindi da quel punto di vista, certo, ne abbiamo alcune, la pandemia sicuramente ha condizionato le attività, bisognerà vedere come gestirle. Zadro parlava delle export bank, quindi le banche di sistema, no? Che spesso sono dei veicoli poi per far canalizzare gli investimenti all'estero. Anche da questo punto di vista noi abbiamo dei limiti, no? Vista finanziario come Italia, in Europa abbiamo ad esempio la Infrastructure Investment Bank che è particolarmente attiva e che ha un canale ad esempio diretto con la Asia Infrastructure Investment Bank, in Europa abbiamo l'IBRD come dicevo prima, cioè dobbiamo trovare dei sistemi che poi però a cascata devono raggiungere le imprese, questo è un meccanismo certamente non semplice da identificare. Noi soffriamo anche dal punto di vista delle relazioni internazionali la dimensione, parlo non tanto in termini di lavoratori ma quanto proprio da un punto di vista concettuale. Noi abbiamo piccole e medie imprese che spesso hanno difficoltà a destreggiarsi e a competere ad esempio nell'ambito di bandi pubblici a livello internazionale, magari in paesi terzi particolarmente distanti dall'Italia, dove le piccole e medie imprese hanno anche dei punti di riferimento, degli uffici a cui appoggiarsi. Quindi questo è un po' insomma quello che dicevo. Grazie. Ci sono un paio di domande, le leggo e poi magari io, Alessandro o l'ambasciatore possono dare una risposta. Una grande quantità delle infrastrutture cinesi in Africa, non strategiche per la Cina, spesso sono di bassissima qualità e tendono a sbriciolarsi in poco tempo. Quanto questo è un grande problema per l'espansione della Cina nel mondo? Magari Alessandro, io rammento soltanto la ferrovia Mombasa-Nairobi e il proseguimento, che è un'opera realizzata e che funziona molto bene, però ve ne saranno senz'altro alcune che magari non sono così di grande qualità. Però Alessandro, se vuoi magari commentare tu. Sì, certo, grazie dottor Fuoco. È giusto una riflessione, poiché appunto faccio la premessa banale, comunque l'Africa è un continente, quindi è complesso poi trattarlo in maniera generale. Il tema credo sia un tema di governance, un tema di legato a, quindi la risposta alla domanda è sì, è chiaro che può essere un problema che si è, di cui Pechino si è accorta, è un problema legato a, a chi poi realizza questi lavori, quali sono le società cinesi che realizzano questi lavori, qual è la governance di questi paesi, qual è il livello di controllo che Pechino ha su questi paesi e sulle attività che vengono svolte in questi paesi, anche per scelta politica di non interferenza. Quindi è un problema di cui la Cina se ne è accorta e di cui la Cina si sta facendo
anche negli ultimi anni, come dicevo durante il mio breve intervento, cerca sempre di farsi garante della qualità degli investimenti che vengono fatti all'estero e un controllo sempre più, almeno da quanto leggo e studio, sempre più puntuale su chi investe e sulla qualità delle infrastrutture. Quindi la risposta è sì, ma la risposta è anche Pechino sta cercando di, insomma, corsi ai ripari in questo senso per evitare che chiaramente alla Belt and Road vengano poi collegati dei fallimenti in questo senso. Quindi ecco, questo è un po' un accorgimento generale. Assolutamente sì, se posso intervenire solo con due parole. Tra le altre cose esistono anche investitori asiatici molto importanti, penso all'India piuttosto che in Cina, che in Africa portano avanti dei progetti particolarmente interessanti, comunque anche loro hanno rispecchiato proprio delle fragilità all'interno. Quindi insomma, bisogna entrare in un contesto particolarmente complesso. Perlomeno insomma, la Cina ha dichiarato, come diceva Alessandro, la necessità di una condivisione, di una trasparenza maggiore sia sugli obiettivi che sulla modalità poi di sviluppo dei progetti, quindi essere portata avanti. Insomma, anche poi bisognerà vedere naturalmente anche le diverse economie, diverse classi politiche locali nei diversi paesi, insomma, come la gestiscono. Ecco, c'è un'altra segnalazione, direi. Segnalo che un corridoio molto interessante, alternativo da organizzare, che stiamo seguendo come Camera Italo-Iraniana, è quello alternativo alla Russia e che passa per l'Iran. Le linee ferroviarie esistono e dovrebbe essere organizzato dall'Italia il corridoio Kazakistan-Iran-Balcani-Italia. Siamo a disposizione per approfondire. Per Luigi D'Agata, segretario generale della Camera Italo-Iraniana. Bene, ne prendiamo senz'altro atto, sapevamo di questa iniziativa, ma è opportuno segnalarlo e prestare la massima attenzione, perché qualsiasi possibilità, qualsiasi rotta alternativa e in aggiunta a quelle già esistenti, ovviamente è un grande vantaggio per i movimenti delle merci. Vi è poi una domanda. Scusate che la vado a trovare. Ecco, abbiamo due richieste di intervento di Bartolomeo Gioacchino per Luigi D'Agata. Chiederei ad Alessandro Gori se li può far intervenire. Alessandro? Dottor Gioacchino, se vuole, ha l'audio aperto. Basta che attiva l'audio. Ciao Mino, sempre presente nelle occasioni importanti. Ciao. Dottor Gioacchino non ha attivato l'audio però. Vogliamo... Adesso ti sentiamo, sentiamo. Ciao Mino. Allora, per mia natura non sono diffidente e quindi io sono molto interessato al discorso di oggi. Quello che noi non riusciamo a comunicare bene, noi abbiamo almeno due problemi. Il primo è che il mondo della logistica non conta perché è diviso. Ognuno cerca di portare a casa i suoi risultati e ognuno è piccolo e non conta politicamente, no? Al massimo le associazioni portano a casa dei piccoli risultati per i loro associati, ma non un discorso generale. Mentre questo è il grande discorso della logistica. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo far capire ai nostri interlocutori politici che non sono di elevatissimo livello, è che senza due punti di PIL delle esportazioni, senza l'aumento delle esportazioni negli ultimi 10 anni, il PIL italiano sarebbe stato in rosso, con conseguenze politiche e sociali che vi lascio immaginare. No? Bene, allora
per noi il mercato mondiale, dove il nostro sistema manifatturiero riesce a vendere prodotti, e ovviamente per produrre deve importare a sua volta, il mercato mondiale per noi è un grande motore di sviluppo. Ecco, questo è il ragionamento che noi dobbiamo riuscire a fare a livello politico, ovviamente con tutte le garanzie sulla trasparenza e quant'altro. Secondo me, noi oggi il risultato è che chi porta avanti questi ragionamenti, come dire, è un piccolo gruppo di persone. Al contrario, i tedeschi e i polacchi, che sono molto più pragmatici di noi, ovviamente lavorano, costruiscono, fanno, perché, come diceva quel signore là, i soldi non puzzano, e pertanto e oggi l'unico sistema logistico fa capo a Duisburg e porta in Germania lavoro, valore, economia. No, noi che negli ultimi 25 anni siamo cresciuti pochissimo, che abbiamo perso PIL pro capite, come paese ci siamo impoveriti, ne avremmo bisogno come il pane di aumentare i nostri collegamenti logistici, no? E di farli passare attraverso il nostro paese. Però, come avete visto, il mondo della Confetra non aveva messo inserito tra le infrastrutture strategiche la TAV e quant'altro, no? Cioè, bisogna che il mondo della logistica sia unito per contare, sapendo che il mercato mondiale è il più grande motore di sviluppo, e quindi la Cina e l'Africa sono due prospettive che dobbiamo assolutamente valorizzare. Non so se sono stato chiaro, ma chiarissimo come sempre. Sto guidando e sto rientrando da Genova a Torino. Devo dirvi che a Genova noi non troviamo occupati, non troviamo lavoratori, c'è una penuria, ce li stiamo combattendo tra aziende, non so fino a quanto dura, comunque è così. E bisogna, il secondo settore su cui bisogna puntare è sulla logistica nelle scuole, negli ITS, nelle università. Abbiamo fatto troppe poche cose, però la cosa più importante è dobbiamo essere uniti per contare di più politicamente. Ok, grazie per il tuo intervento, Mino, ed è un argomento che dovremmo effettivamente riprendere anche a livello associativo. C'è ora il dottor D'Agata. Mi sentite? Sì, prego. Grazie, complimenti per l'iniziativa, mi sembra molto importante riprendere il tema che è un po' rimasto diciamo sullo sfondo negli ultimi due anni, complice la pandemia. Effettivamente il tema della logistica, ora con le sanzioni russe, che immagino dureranno ancora per molto tempo, diventa essenziale, e il trasporto ferroviario è un elemento sempre più importante per il futuro, vista anche le problematiche che il trasporto via nave può porre sia per il canale di Suez sia per l'azione che gli Stati Uniti stanno organizzando per il controllo dell'Indo-Pacifico e quindi per contrastare la Cina, soprattutto nel controllo degli stretti, in particolare quello di Malacca. E quindi il tema dello sviluppo della rete ferroviaria, della logistica Europa-Cina via ferrovia è un tema che diventa caldo proprio con questa situazione Russia, che non credo si risolverà
a breve. Via Iran esiste già un corridoio ferroviario, i cinesi da Urumqi hanno lanciato negli anni scorsi diversi treni su Teheran, esiste anche una linea che è stata riattivata da alcune settimane dal corridoio sino pakistano che va da Islamabad fino a Istanbul e poi proseguiva per Mosca nel progetto iniziale della BRI. E invece noi già da un paio d'anni stiamo insistendo perché ci sia un itinerario balcanico da Istanbul passi attraverso la Serbia e arrivi a Trieste o a Verona come interporto per poi salire nella direttrice nord-sud. Quindi siamo a disposizione insieme a Confedra per insistere sul Ministero dei Trasporti che è stato un po' sordo in queste nostre pressioni degli ultimi del pre-pandemia, in sostanza per essere più chiari, perché effettivamente tra l'altro l'Iran fa parte dell'Economic Cooperation Organization, un'organizzazione che sta lanciando una integrazione delle infrastrutture nord-sud, est-ovest, che ha sede a Teheran e comprende 10 paesi, dal Kazakistan al Pakistan fino alla Turchia. Quindi complimenti per l'iniziativa e dottor Fuoghi, in particolare Confedra, penso che potremmo fare un'azione congiunta proprio per portare avanti questa alternativa, visto che poi l'accordo con gli iraniani è quasi pronto e gli americani stanno per firmare come dire, il rientro nell'accordo internazionale del 2015. Grazie dottor D'Agata. Ora abbiamo due domande. Una molto veloce, penso, nel caso di un collegamento infrastrutturale con la Francia, vorrei sapere se la Francia stessa fa parte della Belt and Road Initiative. Beh, la Francia non ha sottoscritto il Memorandum of Understanding, però da sempre è interessata alle relazioni con la Cina, per cui, come dicevo prima, non ha firmato il memorandum, però i rapporti commerciali con la Cina sono molto forti, quindi è decisamente interessata all'iniziativa. L'altra domanda è questa. Quando le imprese europee cominceranno a risentire visibilmente degli effetti del congestionamento del porto di Shanghai e dei problemi del trasporto ferroviario via Russia, finora dai dati non si è visto molto, ma non si vede molto dai dati, ma lo vediamo dagli scaffali dei grandi magazzini, dalle industrie che non consegnano, da che ne so, industrie automobilistiche che non consegnano le autovetture. E quindi tutta una serie di settori che sono completamente fermi per la mancanza appunto di materie prime dalla Cina, ma anche di prodotti di consumo. Abbiamo visto quello che sta succedendo a Shanghai e anche contemporaneamente la giusta prudenza che c'è nell'utilizzo dei trasporti ferroviari, per cui purtroppo gli effetti si stanno facendo sentire anche pesantemente. Sì, esatto, non solo, perdonami Riccardo, non solo poi per quanto riguarda la disponibilità dei prodotti, no? Nei mercati europei, come dicevi tu, il settore automotive è un esempio assolutamente calzante, ma anche sui costi, quindi le merci e i prodotti che riceviamo stanno aumentando notevolmente, questo dovuto naturalmente all'inflazione in maniera generale, ma sicuramente questo sta incidendo pesantemente anche sui costi dell'industria, assolutamente. Sì. No, meno male che vi sono iniziative che incidono poco, se vogliamo, nel contesto generale, qual è quello di piccole società di spedizioni italiane che hanno creato una compagnia di navigazione, che ha delle piccole navi, ma che ha dei tempi molto più veloci di transit time
dalla Cina sull'Italia, e la stessa compagnia ha un servizio sul Bangladesh e congiunge il Bangladesh con l'Italia in 15 giorni. Quindi le iniziative da parte di aziende anche piccole del settore della logistica ci sono. La logistica è pronta a fare la sua parte, ma ha necessità, come diceva giustamente Mino Giacchino, di essere considerata dalla politica. Non la si può scoprire soltanto nei momenti di emergenza e poi lasciarla in un angolo, e quando si fanno le missioni o i grandi accordi commerciali non avere dei rappresentanti della logistica che facciano parte di questi incontri e di queste strategie, se vogliamo. Ecco, io con questo avrei finito. Mi scuso soltanto con i colleghi della commissione Belt and Road di Confedra, perché dovevamo fare una riunione e quindi poterci scambiare un po' di opinioni, ma questa la rimandiamo a breve, e penso che quello che abbiamo sentito oggi, quello che è stato detto da interventi così importanti come quello dell'ambasciatore Bradanini, di Marco Bettin, di Alessandro Zado, siano degli elementi di riflessione per i nostri futuri incontri, anche per cercare di creare una strategia tra le nostre aziende per beneficiare delle possibilità che vengono rappresentate dal Belt and Road. Esatto. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci, grazie. Ciao. Arrivederci, grazie. Arrivederci.